Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Oggi in questo video verso la fine parleremo di come transizionare dalla massa alla definizione, che è quello che sto facendo io in questo momento. Però prima vi devo aggiornare su tutte le altre cose. In questo momento mi trovo a Milano, siamo arrivati venerdì sera insieme a Sammy ed è la prima volta per Sammy e una delle prime volte per me anche qua a Milano. Saremo qui per un pochino più di tempo, probabilmente per tutto il mese. Negli ultimi giorni sono praticamente sparito dai social perché siamo tornati in America, c'è stato un mini momento di depressione legata alla mancanza di fast food, alla mancanza di quella mega palestra, e abbiamo fatto il lancio di Kaizen, quindi ci siamo chiusi io e Sammy a fare i pacchi. Abbiamo fatto qualche errore, non volevo ripresentarmi sui social finché non fosse stato tutto, quasi tutto risolto. Io sono stato male, ho avuto una congestione, mi ha tenuto fuori 4-6 giorni che stavo in casa, non riuscivo a digerire niente, e ho saltato 10 giorni di palestra che non saltavo da quasi 5 anni. Quindi ho fatto uno stop di 10 giorni che non è il massimo, mi sento completamente fuori ritmo, quindi devo rientrare nel ritmo e iniziamo da oggi. Spero che vi piaccia, se è così lasciaci un like. Let's go. Innanzitutto, raga, grazie di tutto il supporto veramente con Kaizen. Era il settimo lancio, mi sembra, e l'avete veramente spaccato e apprezzo un casino il sostegno. Io non sarei qua senza il vostro supporto, ve lo dico, ve lo ricorderò sempre. È veramente incredibile, ogni lancio per noi è fondamentale per fare il prossimo. Abbiamo già in programma quello per un lancio esclusivo donne, che i nostri primi capi donne, quindi donne se ascoltate mi raccomando, il 10 aprile, e poi avremo due altri, sperando che riusciamo a fare la produzione in tempo, lanci per i maschi entro l'estate con delle cose un po' più fighe tipo canotte e cose varie. Siamo andati in palestra ieri qua a Milano e nessuno aveva Kaizen, quindi abbiamo un sacco di strada da fare e la faremo insieme e vedremo se ci riusciamo oppure no. Com'è stata la prima colazione in deficit? È difficile, non so. Dopo l'America è tosta. Non so negare, è molto difficile. Ragazzi, allora sto facendo il basso pre-workout. Stavamo in un surplus calorico e adesso entrambi siamo piuttosto in una fase di transizione. Io voglio iniziare la mia definizione fra poco in vista dell'estate. Avevo pensato anche di magari fare una sorta di challenge come abbiamo fatto 2 anni fa a Dubai, e molti di voi abbiamo partecipato, quindi fatemi sapere se può essere una bella idea. Grazie. E creiamo su qualcosina. Io partecipo. Mi sto facendo il pasto pre-workout adesso, che andiamo fra mezz'ora, una mezz'oretta di camminata fino alla palestra. Voglio fare un po' di proteine e ho questo yogurt greco Fage, questo è quello 5% grassi, non ho trovato quello 2%, questo è un pochino più calorico, però dovrebbe essere 150 calorie e mi dovrebbe saziare appunto per le proteine e per l'apporto di grassi. Poi mi faccio anche una mela per i micronutrienti, un po' più di carboidrati pure qua dentro, su tipo 20-25 grammi di carboidrati. E poi, dato che voglio consumare gran parte dei miei carboidrati intorno all'allenamento, mi faccio 2-3 fette di questo pan bauletto bianco molto normale con un pochino di miele. Così facciamo veramente un pienozzo di carboidrati con un po' di grassi e un po' di proteine pre-workout. E questo, raga, non è che mangio sempre così, i miei pasti cambiano un tantino. Ieri ad esempio mi sono fatto la barretta proteica di Full Spring, questa qui, che è la White Chocolate Almond Extra Chocolate. Qualsiasi cosa su Full Spring lo sapete, potete utilizzare il mio codice e mi sostenete personalmente. Ma oggi invece ce n'andiamo di questo, sto aspettando gli altri integratori, ma per ora non ce li abbiamo, quindi questo 5% grassi non lo mangio da tantissimo tempo, secondo me sarà buonissimo. Wow, super cremoso. What a way to go. This incarnation is really. Oh, bella regà! Gigetto, che bella camminata che stiamo facendo. Sì, regà, stiamo camminando per le strade di Milano. Io oggi c'ho da fare gambe, quindi non un allenamento super interessante, ma sono costante, tranne che per una cosa. Praticamente ho fatto una cavolata e quando siamo tornati dall'America, appunto ve l'ho detto, non mi sono allenato per 10 giorni, poi sono andato in palestra e ho fatto il Romanian deadlift, ho fatto PR, ero carichissimo, allora ho caricato di più, cioè, mi sembra 3 plates al lato sullo stiff legged, ho fatto una rep e crack, ho sentito letteralmente un qualcosa che si muovesse sulla schiena, quindi ho interrotto tutto. E quindi voglio vedere un po' oggi se riesco a farlo oppure no. Sono passate 3 giorni da quell'incidente, quindi devo stare attento. Sì. Vediamo un po'. Oh, dimmi dove stiamo andando. Dove stiamo andando? A McFit. Ma io volevo solo dire McFit, quella Fulvio Firenzi, come Fulvio cazzo. Testi. Fulvio Testi, perché già Gigi ha incontrato uno di voi. Quindi ci fa solo piacere se ci state. Venite, raga. Venite, famo raduno. Ok, raga, allora siamo in palestra. Mi sto abituando ai nuovi carichi. Abbiamo come primo esercizio questo stiff legged deadlift. Mi sono riscaldato, per ora tutto bene, quindi provo a fare la prima serie di lavoro con questo carico. Thank you.
sento proprio un fastidio a livello lombare, tipo dal lato destro, che sento tipo un crick. Infortunato? Potrei essere infortunato, ho fatto la stupida cosa l'ultima volta. Sì. Penso è la prima volta che mi infortunio tipo seriamente su questo. Questo dobbiamo movimento. Ti fa male mo? Ragazzi, allora, secondo esercizio, in realtà, dato che non ce l'ho fatta fare lo stiff leg e deadlift, ho fatto una sorta di upper back row per il deltoide posteriore, un po' di trapezio. Secondo esercizio siamo passati a fare questo leg press, che mi devo abituare, perché sinceramente la leg press che avevamo a Alphaland era pazzesca. Proviamo a fare quante rep riusciamo a fare, ma guardate il ROM, non è... E poi c'è pure... Cioè, guarda, c'è sta roba. Ma che è? Siamo a fa balleiro qua, Successivo facciamo una leg extension e quindi qua ci abbiamo altre 4 serie, spingiamo al cedimento e oltre con qualche rep parziale. È un peso leggerissimo, ma se no non riuscirei manco a finire la contrazione. Ok ragazzi, allora ho fatto anche il leg curl da sdraiato, poi ho fatto anche 3 serie di addominali, weighted cable crunch ai cavi. E ora aspetto un attimo un cavo che voglio filmare un reel e seguitemi, mi raccomando, su Instagram se lo state già facendo, che voglio iniziare lì forte con i reel e saranno utili. E niente, mettiamo i cavi e poi facciamo il reel e poi torniamo a casa e via. Siamo entrati in casa e per pranzo mi faccio queste orecchiette di semola di grano duro che hanno 274 calorie per 100 grammi, ne faccio 250 grammi sia a me che a Sammy. Come detto inizialmente, faremo una botta di carboidrati intorno all'allenamento, poi ci vado ad aggiungere 2 scatolette di questo tonno Rio Mare a testa e poi ho trovato quest'altra passata che non l'ho mai provata, salsa pronta di ciliegina. Non ho fame. Yeah bro. Ce la dividiamo, mezza e mezza, abbiamo già calcolato le calorie. Questo piatto qui è più o meno sulle 950 calorie a testa con almeno 50 grammi di proteine. Facciamo allora il taste test. Fallo. Io ho appena mangiato. Yes. Un altro piccolo consiglio, raga. Se prendete la pasta, questa pasta fresca, all'uovo ancora meglio, ha un apporto proteico maggiore rispetto alla pasta normale e ha meno calorie rispetto alla pasta normale. Per accompagnare mi sto facendo un bicchiere di questa Coca Zero. Sammy, più soddisfatto rispetto a stamattina? Sono 3 giorni, sono depresso. Ecco, non fate come Sammy, raga. Non approcciate un periodo di definizione così con questo spirito che dopo 2 giorni siamo morti. Allora, voglio rispondere al titolo che era passando da massa a definizione, come e cosa fare. Proprio perché mi ci trovo io in questo momento attuale, sono proprio in questa settimana di transizione e ho pensato di parlarne un pochino, perché chi mi segue sa che faccio tutto piuttosto su base scientifica. Però negli ultimi anni sto anche pensando molto all'applicazione pratica, alla fine, soprattutto per chi non lo fa come lavoro e per chi vuole essere un pochino più flessibile, godersi la vita nello stesso modo. Cos'è che cambia principalmente tra la massa e la definizione e come facciamo questa transizione? La prima, la dieta. Ormai lo sappiamo che la differenza principale sta in massa, siamo in un surplus calorico, in definizione dobbiamo ridurre le calorie al di sotto del nostro fabbisogno giornaliero. E ovviamente potete usare qualsiasi calcolatore online, ce n'è uno gratuito sul mio sito che usa la formula di Cash-McCardle che vi dà una stima delle calorie iniziali. Questa è, diciamo, la differenza principale. Cosa succede se però in massa magari stavamo molto più rilassati, come ad esempio io e Sammy siamo stati in America e per quanto stavamo in surplus calorico magari non stai tracciando così bene, magari in surplus calorico stai facendo una selezione più ampia di cibi che stai mangiando. Tutto questo, diciamo, in definizione deve essere un tantino più ristretto, un tantino più limitato. A volte, dipende da persona a persona, potrebbe essere abbastanza tosto semplicemente fare uno switch, diciamo, da bianco e nero, passare dalla massa un giorno e il giorno dopo tutta restrizione, non puoi includere nient'altro. Per questo motivo io in questo momento sto facendo una sorta di transizione. Una transizione vuol dire che non devo specificamente contare ogni singola caloria precisamente, ma semplicemente inizio a ripulire un pochino la mia dieta, inizio a fare magari delle scelte di cibi differenti, inizio a limitare il tipo di cibi che vado a consumare, semplicemente una settimana dove non sono così
arduo con me stesso, soprattutto se un giorno mangio un pochino di più, un pochino di meno, semplicemente ripulisco la dieta. E questo, secondo me, se abbiamo da fare una fase di definizione piuttosto, non dico lunga, ma più di un mini cut, quindi più di un solo mese di definizione, ma già 2-3 mesi di definizione, può essere una buona idea per fare, diciamo, una transizione tra la massa e la definizione abbastanza graduale. Un altro modo per farlo è semplicemente fare massa, fare poi una settimana, 10 giorni, 2 settimane a mantenimento, per poi ridurre ancora le calorie. Diciamo che tutto questo dipende un pochino dall'individuo, dal grado di flessibilità, non c'è una risposta giusta per tutta. Io in questo momento, dato che sto passando praticamente da una dieta che non stavo attento a quello che mangiavo, mangiavo di tutto, fast food in America, adesso che sono tornato e sto già pensando all'estate, invece di fare uno switch da un giorno all'altro, mi permetto, e questa settimana qui la sto vivendo come una settimana di transizione, dove ripulisco le cose, sto un pochino più attento ai cibi che mangio, rinizio e riprendo a contare le calorie, e poi dalla prossima settimana inizierò un pochino più precisamente e accuratamente a tracciare tutto quello che mangio. E questo lo consiglio a tante persone, tranne che magari è più, come dire, i più ferrei, i più rigidi, le persone che magari lo fanno veramente, che hanno una passione, che lo fanno anche come lavoro, e allora lì, se uno vuole fare uno switch da un giorno all'altro, perché magari tu funzioni in quel modo, preferisci avere un obiettivo ben definito da un giorno all'altro, allora non ci sono problemi, e forse per te è meglio fare direttamente bianco nero rispetto a fare una settimana di transizione. Per quanto riguarda l'allenamento, ci stanno tante cose da dire, la cosa principale è che veramente noi dobbiamo provare a mantenere il più possibile tutto quello che stavamo facendo, anche in massa, invariato anche per i periodi di definizione. Quindi in allenamento le variabili sono quelle, la cosa principale è che le nostre capacità di recupero sono un tantino inferiori quando noi stiamo in definizione. In realtà ho notato che le prime due settimane, una o due settimane di deficit calorico, la performance in palestra rimane abbastanza elevata e può anche migliorare, perché è come se il corpo stesse buttando fuori tutti gli eccessi. Poi piano piano, più vai avanti, meno energia hai, più vengono intaccate le tue capacità di recupero, allora lì devi semplicemente stare un pochino più attento a gestire le variabili dell'allenamento, su tutte volume, intensità e frequenza. Ad esempio in massa stavo facendo, diciamo, un'ondulazione di volume, partendo dalle 15 serie a settimana, arrivando fino alle 30 serie a settimana per alcuni distretti muscolari. In definizione farò la stessa cosa, ma se io noto che non sto più progredendo, non sto più applicando il sovraccarico progressivo, vuol dire che il mio corpo mi sta dicendo che G, non stai recuperando a sufficienza perché non riesci a spingere la performance. Da lì forse dovrò diminuire un tantino il volume, proprio perché le mie capacità di recupero saranno un pochino minori. Con l'intensità, quella è una cosa che io non vorrei mai cambiare, quindi se in massa mi spingevo a cedimento e oltre, lo voglio fare anche in definizione, ma appunto stando attento al recupero, ovvero se io mi spingevo in massa al cedimento e oltre e vedo che quando sono in definizione facendo quello non riesco più a progredire, ricordiamoci che il sovraccarico progressivo è la chiave di tutto, è la chiave del mantenimento dei nostri gains e di mettere su nuovo tessuto muscolare, quindi che siamo in massa o in definizione, quello deve essere, diciamo, il nostro proxy marker, la nostra misura. Se stiamo facendo le cose bene, dovremmo comunque progredire il più possibile anche in definizione. Può essere un po' più difficile sui movimenti composti multiarticolari pesanti, magari lì avremo qualche episodio di stallo, forse una tantina di regressione, ma su tutto il resto, isolamento eccetera, dovremmo provare comunque a mantenere, se non addirittura migliorare di un pochino anche in definizione. Dal punto di vista invece psicologico ne voglio parlare un pochino, perché lo sto già vedendo io stesso, lo sto vedendo anche con Sammy. Quando uno passa da non avere regole, non avere restrizioni, a pensare alla dieta, sarebbe una cosa ottima capire che noi stiamo decidendo di metterci in deficit calorico, quindi tutto ciò che viene con quello dovremmo accettarlo. Il fatto che ci vediamo un po' più sgonfi all'inizio perché i muscoli perdono glicogeno, perdono un po' di volume, il fatto che ci sentiamo un pochino più affamati, il fatto che magari non ci sentiamo appunto riempiti e sazi sempre dopo ogni pasto, tutte queste cose qui sono cose che dovremo affrontare nel nostro periodo di definizione, ma siamo noi che abbiamo scelto di metterci in questa situazione, ed è come se fosse una cosa che abbiamo scelto, un sacrificio che abbiamo scelto di fare. Quindi anche dal punto di vista psicologico è bene sapere che queste cose ci potrebbero essere e che noi abbiamo fatto una scelta di farlo. In questo modo non sarebbe il massimo non pensare sempre al cibo, non essere super food focus. Chiaramente un pochino con il tracking delle calorie rischia
che ci penseremo un pochino di più, ma dobbiamo provare il più possibile a staccarci. E come dire, la dieta fa parte della nostra vita e di questo percorso che stiamo seguendo e di quello che abbiamo deciso. Sarà un momento dove dobbiamo essere un pochino più rigidi e dobbiamo semplicemente saperlo, accettarlo, affrontarlo e vivere ogni giornata, diciamo, day by day, senza pensare sempre al prossimo passo, al prossimo passo, al prossimo passo, perché se già partiamo con quella, diciamo, idea in testa, allora rischia che il periodo di definizione sarà molto più complicato e molto più difficile e avremo bisogno di molta più forza di volontà. Quindi anche per questo io sto facendo questa settimana di transizione, così mi sento, diciamo, di non dover fare un cambiamento così radicale, e nelle prossime settimane, una volta che ho fatto questa settimana di transizione, entrerò piano piano, inizierò ad essere più preciso e più accurato, e penso ne gioverà anche dal, appunto, l'aspetto psicologico, perché non entro subito così rigidamente. So che non ho detto tutto, ma spero che ti ho potuto dare degli spunti, qualche takeaway pratico. Fammi sapere se è così, fammi sapere se tu aggiungeresti qualche altra cosa qui sotto nei commenti. E niente, queste per me erano le cose più importanti da fare quando si passa da massa a definizione. Regà, voglio finire qua il video, sto per andare a dormire e sinceramente mi dispiace un sacco che non ho messo video per le ultime 2 settimane. Mi ero detto che non l'avrei fatto quest'anno, volevo prendermi appunto una pausa molto più breve, ma poi sono successe appunto una serie di cose da quando siamo tornati che mi hanno buttato completamente fuori ritmo, e non è una scusa, però volevo concentrarmi sulle cose veramente importanti, che fino a 2 giorni fa era risolvere tutti gli ordini che avevamo sbagliato per Kaizen. Ovviamente siamo io e Sammy a fare i pacchi, Sammy ne ha fatti molti questa volta perché io stavo male, e ovviamente essendo ancora solamente noi due a volte facciamo i pacchi, a volte sbagliamo le taglie, confondiamo, che ne so, il nero col blu, facciamo questi errori stupidi. E quando si trattano di centinaia di pacchi, chiaramente anche solo una piccola percentuale di errori, poi ci stanno tante diverse cose, e noi vogliamo sempre mettere il cliente in prima persona, e chiunque ci ha provati, ci ha sostenuti con Kaizen e ha fatto un ordine da noi, ha visto che magari abbiamo sbagliato qualcosa, però proviamo sempre a risolvere, che sia con un cambio di taglia gratuito, che sia con magari un credito per il lancio successivo, che sia un rimborso, che sia qualsiasi cosa. E anzi, molto spesso quando rispediamo le cose prendiamo tutto il costo su di noi, stiamo veramente provando a gestirlo come un vero e proprio business, anche se non ci siamo ancora arrivati, non siamo ancora a un punto dove mi sento completamente, come dire, al sicuro, e niente, e quindi a volte sono più stressato di altre volte, e queste ultime 2 settimane lo stress era veramente abbastanza elevato, e tipo, se sono in sincerità, anche 3 giorni fa tipo ho avuto veramente un piccolo episodio di breakdown completo, dove ero così stressato, ho dovuto lasciare tutta l'emozione fuori, tipo ho pianto per la prima volta in anni, e perché tutto sta andando così bene, così velocemente, ma sto ancora imparando, e a volte anche il fatto che non ho così tante persone con cui posso parlare e a cui posso dire veramente come mi sento. Sto imparando, sto crescendo, ma sto veramente gestendo cose molto importanti dove ogni errore costa tanto, e niente, quindi mi ci sto abituando, e sono solo un ragazzo che alla fine ha iniziato a fare queste cose per pura passione, e adesso che sto crescendo e tutto, vogliamo, diciamo, portarlo a un livello un po' più serio, un po' più professionale, e è tanta roba, a volte sono stressato, e quindi veramente scusate se sono sparito, proverò a non sparire più per un bel po', o comunque dirvi se faccio e ho intenzione di fare altre pause. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se siete arrivati fino alla fine, veramente vi apprezzo un casino. Penso, per semplificare le cose, per rendere anche più facile per me, di continuare a fare un pochino di vlog, magari porzione vloggata e porzione informativa verso fine allenamento, quindi posso fare dei video appunto sulla prossima fase di definizione, magari facciamo una serie appunto con quello. Niente, fatemi sapere se avete qualche idea nei commenti, alla fine faccio video da anni, quindi qualsiasi commento mi aiuta tanto, ti apprezzo un casino, sei arrivato fin qua, lasciaci un like se è così, un commento, e niente, grazie di cuore, keep improving, ci vediamo nel prossimo video, che sarà fra 2-3 giorni più o meno. Ciao ragazzi.